Salve a tutti amici di Fantascienza Today, oggi facciamo partire una nuova rubrica, ovvero una retrospettiva storica sul grande cinema di fantascienza, diretta a tutti coloro che vogliono conoscere e approfondire i grandi film che hanno fatto epoca, letteralmente. Quest'oggi partiamo accumulando i film degli anni 10-20 e nei prossimi numeri andremo nelle decadi successive. Partiamo con Viaggio nella Luna, traduzione in italiano di Voyage dans la Lune, del 1902, di Méliès, regista francese. Più che un vero film, si tratta di un cortometraggio, essendo lungo poco più di 15 minuti. È disponibile su YouTube, si può scaricare, essendo scaduti da tempo i diritti d'autore. È muto, senza didascalie, assomiglia per ritmo e inquadrature a un balletto. Non c'era ancora uno stile cinematografico all'epoca e quindi ci si rifaceva alle forme d'arte più in voga, quindi balletto, lirica e così via. È formato da 17 quadri, cioè scene a inquadratura fissa, dove la telecamera non si muove, non zoom, anche perché all'epoca non potevano farlo, e si muovono soltanto i personaggi all'interno dello scenario. È molto difficile capire quello che succede. Perché? Perché mancano i dialoghi, mancano le didascalie, perché all'epoca era prevista la figura dell'imbonitore, cioè in pratica una persona all'interno del teatro, del cinema, che spiegava quello che avveniva sullo schermo. Quindi, non avendolo, dobbiamo praticamente sapere già la trama per capire quello che sta succedendo. Per certi versi richiama Dalla Terra alla Luna di Jules Verne, ma non è la trasposizione cinematografica, si tratta di un'opera diversa, addirittura prevede anche l'incontro con una civiltà aliena, quindi in questo è il precursore delle space opera. È stato richiamato in innumerevoli altre opere, anche recenti, come ad esempio Hugo Cabret, ed è sicuramente una pietra miliare della storia della fantascienza. Proseguiamo con Aelita del 1924 di Yakov Protrazanov, tratto dal romanzo omonimo di Tolstoi. L'opera racconta la storia di un uomo che, dopo aver ricevuto un messaggio in tre parole sibilline provenienti da un altro luogo dell'universo, decide di intraprendere un viaggio, dopo aver ucciso la moglie per gelosia, andando ad innamorarsi su Marte della tiranna del luogo e, grazie all'amico che lo fa rinsavire, metterà insieme una rivolta per destituirla. Si arriva quindi al 1927 con un'opera che ha fatto storia, la storia della fantascienza, ed è Metropolis di Fritz Lang. All'epoca Fritz Lang lavorava in Germania, Fritz Lang è austriaco, poi si trasferirà a causa del nazismo negli Stati Uniti e proseguirà lì, ma si parla della seconda fase della sua carriera. Qui siamo nel 1927 e lavora in Germania. Metropolis è un film capostipite del genere distopico. È ambientato in una città su più livelli, dove ai livelli più bassi la popolazione, le fasce più umili della popolazione sono in uno stato di alienazione, mentre ai livelli più alti i capi, i dominatori, l'oligarchia gode dei suoi privilegi. Si tratta di un film del 27, appena 2 anni prima della crisi del 29, quindi il capitalismo non aveva ancora subito vere battute d'arresto, e quindi si tratta di un film denuncia fatto nell'ottica in cui il capitalismo fosse portato alle estreme conseguenze. È strutturato così come avevamo detto, il Viaggio nella Luna ricordava il balletto, Metropolis ricorda come forma d'arte l'opera lirica, il melodramma. È strutturato su 4 atti e la musica svolge un ruolo fondamentale, anche perché si tratta ancora di un film muto e la mimica e la gestualità svolge un ruolo importantissimo, considerando che ci sono pochissimi cartelli per le didascalie. Ci sono, ma ridotti al minimo indispensabile. Non saprei se consigliarlo o no, nel senso che per un cultore del genere, che si voglia fare un'idea di quello che è stata la fantascienza negli anni 20, è sicuramente interessante, ma sono 2 ore di film tutt'altro che movimentate, tutt'altro che veloci.
fatto con uno stile chiaramente con uno stile completamente diverso dai canoni attuali, ma è stato sicuramente una fonte di ispirazione diretta o indiretta di centinaia di altre opere. La prima che mi viene in mente è Matrix, concetti come l'eletto, ma anche ambientazioni come Zion sono chiaramente ispirate a quest'opera, ma anche altre opere distopiche come Divergent o Hunger Games, o opere che coinvolgono androidi replicanti, sicuramente devono molto a Fritz Lang e a questa sua opera. Solo un anno dopo Fritz Lang firma Una donna nella luna. È un melodramma che ha il grande merito di portare per la prima volta un fenomeno studiato con dei consulenti, ovvero il viaggio spaziale fatto con un vettore a razzo, essendo che si era andato a consultare con gli antesignani della missilistica statunitense. Considerate che questi film sono fatti con praticamente effetti speciali dell'epoca, quindi basati su modelli, cartoni, disegni e giochi di specchi. Quindi non possiamo aspettarci le tecnologie né quelle attuali né quelle di fine Novecento. Si tratta di un ibrido praticamente fra un'opera di animazione e un'opera cinematografica. Degli anni 20 è anche la prima trasposizione di Atlantide di Pierre Benoit, ad opera di Jacques Fédet. Il film propone appunto la storia del mondo perduto di Atlantide e verrà riproposto ciclicamente negli anni a venire. Citiamo questo perché appunto è il caposaldo, il capostipite di questa genia di opere. Con questo concludiamo la prima puntata del viaggio all'interno della storia della fantascienza di Fantascienza Today. Con il prossimo episodio appunto entreremo negli anni 30 con molte più pellicole e probabilmente saremo costretti a dividere appunto questa decade in un paio di video separati. Quindi alla prossima su Fantascienza Today, lasciate un commento e iscrivetevi al canale. Alla prossima su Fantascienza Today.